Dottor Danilo Serva, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Umbria 2, buongiorno e grazie della partecipazione. Buongiorno. Ormai ci siamo, venerdì 5 luglio a Spoleto si terrà un incontro di grande importanza per le imprese alimentari, i consumatori che ovviamente devono essere sempre tutelati e per i servizi che si occupano di controlli ufficiali. Qual è l'importanza e anche il significato di questo evento formativo, dottor Serva? Allora, buongiorno. Allora, l'importanza di questo evento riguarda soprattutto le modalità di controllo che vengono effettuate dai servizi competenti, che sono in particolar modo i servizi di igiene degli alimenti. Ma ricordiamo che il controllo che viene effettuato dal Dipartimento di Prevenzione è un controllo di filiera che viene effettuato da altri servizi, i servizi della sanità pubblica veterinaria, a cui si aggiungono poi i servizi di igiene degli alimenti che hanno organizzato poi questo evento. Si parla di controllo ufficiale dei servizi di prevenzione sulle imprese alimentari, valutare l'efficacia di un sistema di autocontrollo dalla semplificazione alla certificazione export. Ecco, noi vogliamo focalizzare l'attenzione proprio sui controlli ufficiali e sulla possibilità che le aziende, soprattutto piccole aziende, possano, diciamo, con una attenzione particolare svolgere un'attività di autocontrollo semplificato, ma semplificato non vuol dire che non si applica un piano di autocontrollo accurato, vuol dire potenziare soprattutto quelle procedure e quelle modalità operative che ci permettono di garantire una sicurezza alimentare, che rimane sempre l'obiettivo principale. E in questo evento formativo interverranno esperti del Ministero e della Regione. Parteciperanno anche il direttore dell'Istituto Zooprofilattico come commissario nazionale per la peste suina, perché purtroppo l'export viene influenzato dagli aspetti sanitari, dalle misure che vengono standard, che vengono stabilite dal Codex Alimentarius e dall'OIE. Quindi, diciamo, c'è la necessità di focalizzare l'attenzione su questo problema sanitario, di questa epidemia che ci sta interessando. Ci sarà la regione, ma la cosa interessante è che ci sarà anche un confronto con esperti delle altre regioni, come l'Emilia-Romagna e la regione Veneto, che sono regioni vocate all'export. Facciamo presente che nel 2023 l'export dell'agroalimentare ha raggiunto livelli importanti, sopra i 60 miliardi, quindi è un settore, quello dell'agroalimentare, importante, che è un settore che risente meno delle crisi economiche, e accanto a questo settore agroalimentare noi troviamo anche il turismo, e l'Umbria è una regione in cui si vive bene. Nell'immaginario collettivo l'Umbria è una regione che ha un suo appeal, per cui è turismo enogastronomico, turismo religioso, in un ambiente confortevole e con un'alimentazione altrettanto valida e di qualità. Noi vogliamo difendere questo territorio, la sanità farà la sua parte. È chiaro che è necessario il coinvolgimento delle ditte, e sono state invitate tutte le ditte che sono riconosciute, poi parleremo di questo riconoscimento, ma che ditte che esportano, perché abbiamo una bella fetta di aziende che esportano nei paesi extra UE, oltre ad aziende che commercializzano regolarmente in ambito Si è comunitario. ragionato molto in fase di preparazione di questo evento formativo e la scelta è ricaduta sulla città di Spoleto, una scelta tutt'altro che casuale. Beh, diciamo, dovevamo organizzare questo evento ed è stato organizzato nel periodo di luglio, questo era l'obiettivo. Abbiamo scelto Spoleto perché le ditte che esportano sono soprattutto in Valnerina, ma al tempo stesso ne abbiamo anche nel Ternano. Ma abbiamo scelto Spoleto perché aveva una posizione centrale. Occasionalmente è accaduto nel periodo del Festival del Due Mondi,
E per noi questo è comunque un piacere perché l'ospitalità di Spoleto è stata sempre eccellente per noi. Quindi è un evento di primo piano, partecipazione di addetti ai lavori molto importanti, diversi enti, mondo della distribuzione. Infine vogliamo fare un punto, un quadro complessivo della situazione del dottor Serva con lei sulla situazione delle imprese alimentari nella nostra regione. Beh, allora, intanto in questo evento non partecipano solo le ditte, ma partecipano anche rappresentanti dell'Ispettorato Centrale per la Qualità, Repressione Frodi, l'Università dei Sapori. C'è una trasversalità di interessi fondamentali nella Regione Umbria, che riguarda soggetti dediti al turismo, dediti, diciamo, alla produzione di alimenti. Qual è la situazione? Noi abbiamo in Umbria circa 22.000 un centinaio di imprese alimentari. Abbiamo 4.620 imprese registrate, quindi al dettaglio, ma abbiamo anche imprese riconosciute a livello comunitario e sono 160 imprese riconosciute tra Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Su queste attività viene posta un'attività di controllo dei servizi che sono considerati autorità competenti, un'attività che viene svolta con controlli ufficiali secondo procedure su aziende che svolgono, come lei sa, anche un loro piano di autocontrollo. Noi vogliamo lavorare su un autocontrollo che renda le aziende competitive, eliminando alcuni di quei passaggi che possono essere burocraticamente, diciamo, un po' pesanti per le piccole aziende, perché noi abbiamo piccole e medie, piccole imprese. Queste piccole imprese, la nostra sfida è quella di poterle inserire, di suggerire di inserirle nella grossa distribuzione organizzata. Questo permetterebbe a queste imprese di crescere sia nelle produzioni, nella qualità, con una produzione un po' costante nel tempo, con un mercato più ampio. L'obiettivo nostro è quello di stimolare le imprese per un mercato locale, nazionale, comunitario e perché no, anche extra UE.